Benvenuti cari amici a questa catechesi, è la settima del secondo ciclo sul Credo che ha come tema la Chiesa. I numeri del catechismo della Chiesa Cattolica a cui facciamo riferimento vanno dal 748 all'870. Li approfondirete volendo tra di voi. Io vi do le indicazioni fondamentali. A partire dalla prima, il nome stesso di Chiesa è un nome che in latino si dice ecclesia e nel greco si dice ecclesia. Significa comunità convocata, comunità raccolta, raccolta ovviamente da Dio. Come vedete, quando si dice questa parola non bisogna andare innanzitutto alle nostre chiese materiali. Esse prendono nome dalla comunità. Ma un'altra cosa importante che il Catechismo e soprattutto il Credo ci invitano a sapere. La Chiesa di cui noi parliamo non è soltanto quella che noi vediamo. L'aspetto visibile della Chiesa è importante, ma non c'è soltanto questo. Ed è il motivo per cui noi diciamo credo la Chiesa. Non ci sarebbe bisogno di dire credo se si trattasse solo della Chiesa che sta sotto i nostri occhi. Bisognerebbe dire semmai vedo la Chiesa. Invece si dice credo la Chiesa. Segno evidente che per noi, alla luce della nostra fede, la Chiesa non si riduce a ciò che si vede. Ed ecco un primo tema importante. La Chiesa è un mistero che ci supera e naturalmente ci include. Noi siamo in questo mistero. Ma vi faccio fare anche un'altra riflessione. Negli altri articoli del Credo, noi abbiamo detto credo in un solo Dio, poi credo in Gesù Cristo, poi ancora credo nello Spirito Santo, ora diciamo credo la Chiesa, non diciamo più credo in, credo nella Chiesa. Questo è un altro elemento importante. Cioè, da un lato la Chiesa ha un aspetto invisibile, è un mistero, ma si distingue nettamente dal mistero di Dio. La nostra fede va innanzitutto a Dio e poi a quello che Dio ha fatto. Dunque, c'è una differenza fondamentale. Dire credo in Dio, che è Padre, Figlio e Spirito, e ciò comporta che noi ci dobbiamo consegnare a Lui con tutta la nostra intelligenza, con il nostro cuore, con la nostra vita. Poi diciamo credo la Chiesa, che noi siamo in Lui. C'è un aspetto di fede ed insieme ci siamo noi, con il nostro impegno di fede, con la realtà della nostra vita. Andiamo più da vicino a cogliere questo mistero. Per nostra cultura bisogna sapere che sul tema della Chiesa c'è stata una riflessione molto importante della Chiesa del nostro tempo, nel Concilio Ecumenico Vaticano II, il quale è tornato alle origini rileggendo ciò che la parola di Dio ci dice della Chiesa. E proprio su questo ci ha dato una importante indicazione, quella che appunto ci fa sottolineare il mistero. Se voi andate a leggere il documento principale che il Concilio Ecumenico Vaticano II parla della Chiesa, voi troverete esattamente questo, che il primo capitolo si intitola Il mistero della Chiesa. Questo documento
si chiama dalle prime due parole latine Lumen Gentium, è la Costituzione sulla Chiesa. Dunque si parte dal mistero, è una cosa importante, poi viene l'istituzione e noi tutti, anche nell'istituzione, abbiamo ciascuno un nostro compito, un nostro ruolo e anche l'istituzione ha la sua importanza, ma innanzitutto il mistero. E proprio perché la Chiesa è mistero, non è facile parlarne con categorie semplicemente mentali, perché il mistero ci supera sempre e non a caso la parola di Dio ce ne parla anche con simboli. I simboli evocano il mistero più di quanto non lo possono fare i concetti, e ne troviamo tanti nella parola di Dio. Ad esempio, quando Gesù parla di sé come buon pastore, la Chiesa appare come un ovile, come un gregge. Quando si vuol dare nella parola di Dio il senso di una Chiesa ben ordinata, se ne parla come di un edificio, un tempio. Oppure quando si vuol dare il senso di una Chiesa che è vitale perché prende la vita da Gesù, ma al tempo stesso è una Chiesa che deve essere lavorata perché altrimenti rischia di morire se si stacca da Gesù, e si usano delle immagini che hanno a che fare con il mondo agricolo, per esempio in un capitolo del Vangelo di Giovanni, il capitolo 15, Gesù dice: io sono la vite, voi siete i tralci, il Padre mio è l'agricoltore che sa coltivare e persino non esita a potare quando è necessario perché questa vigna possa crescere e portare frutto. Vedete, sono diverse immagini. Poi l'immagine fondamentale della famiglia di Gesù, quando Gesù spiega alle folle chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, chi sono le mie sorelle, si rivolge ai suoi apostoli, ai discepoli che stanno intorno e dice: ecco, ecco chi sono, la mia famiglia è qua. Dunque anche l'immagine della famiglia, tante, tante immagini che aiutano in qualche modo ad avere il senso della Chiesa. In modo particolare due categorie sono fondamentali per capire qualche cosa di questo mistero: la categoria di popolo di Dio e la categoria di corpo di Cristo, ma ci ritorno tra breve. Prima di parlarvi di questo vorrei leggervi un brano importante della parola di Dio tratto dagli Atti degli Apostoli, che ci mostra la Chiesa in atto, la Chiesa che vive, la Chiesa che prega, la Chiesa che si organizza. Ecco, e dunque noi dopo 2000 anni possiamo ritrovarci, rispecchiarci in questa immagine. Ve lo leggo dal libro degli Atti degli Apostoli, siamo al capitolo secondo, versetto 42 e seguenti. Proviamo a mettere a fuoco questi primi cristiani, la prima chiesa di Gerusalemme dopo la Pentecoste, dopo l'effusione dello Spirito. Erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. In
intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. È un'immagine bellissima, cari fratelli e sorelle. Noi oggi abbiamo l'esperienza delle nostre chiese, spesso chiese artistiche, grandi, enormi, le nostre basiliche, le nostre cattedrali, poi le nostre chiese parrocchiali, e quando pensiamo alla chiesa pensiamo soprattutto a questi grandi raduni che avvengono in questi templi che la storia ci ha consegnato. Qui nel libro degli Atti noi non abbiamo né basiliche, né chiese, né cattedrali, né parrocchie, abbiamo la prima chiesa, la comunità, che si raccoglie ancora nelle case. È una bellissima espressione che noi stiamo riscoprendo sempre di più, perché in un tempo in cui la Chiesa soffre anche una grande crisi tipica del nostro tempo, dobbiamo un po' ritornare alle origini, cominciare a rifare Chiesa in piccole comunità, nelle case, un po' come la Chiesa dei primi tempi. Bene, questa immagine di Chiesa ci dà un po' il senso e il sapore di che cosa è davvero la Chiesa. Una comunità che è un popolo raccolto da Dio, ed è un popolo raccolto da Dio per essere intorno a Gesù, anzi dentro Gesù, come un corpo solo. Avete sentito, tanto un corpo solo, che si dice che mettevano tutto in comune, era davvero una comunità. Si sentivano fratelli e sorelle, persino ne traevano conseguenze sul piano economico. Non si concepiva che ci fosse qualche fratello che fosse bisognoso e gli altri non si occupassero di lui. Perché? Se si è fratelli e sorelle, se si è una sola famiglia, se si è un solo popolo di Dio e tutti siamo una cosa sola in Gesù, è bisogno che poi viviamo di conseguenza. Ne nasce un concetto fondamentale, che è il concetto di comunione, che è non soltanto la comunione con Gesù, e in particolare con Gesù Eucaristia, Gesù pane vivo, Gesù che si è fatto per noi nutrimento nella Santa Comunione, ma è anche comunione tra di noi. È per questo che ho voluto fare questa catechesi qui alla presenza di Gesù Eucaristia in questa cappellina, per dire che davvero Gesù è il nostro centro di unità, donandosi a noi nel suo corpo santo, il corpo eucaristico, egli ci fa diventare anche una cosa sola. Diventiamo tutti una sola comunità e dobbiamo imparare a vivere come la sua famiglia, come il suo corpo. Ecco dunque cosa c'è dentro questi concetti di popolo di Dio, di corpo di Cristo che si raduna intorno all'Eucaristia. C'è una parola nel brano che abbiamo letto che era frazione del pane, era la maniera con cui i primi cristiani pensavano alla Santa Messa, all'Eucaristia. Vedete, c'è nel tempo un cambio di concetti, un cambio di parole, ma la sostanza rimane quella. È Gesù Eucaristia insieme con il suo Santo Spirito. Ricordate quanto ho spiegato della catechesi sullo Spirito di Dio, lo Spirito Santo. La Chiesa è formata dal Padre che l'ha voluta, il Concilio Ecumenico lo sottolinea, è plasmata da Gesù che l'ha creata ed è animata dallo Spirito Santo e si ritrova nella Santa Comunione e impara a fare comunione tra fratelli. Bene, tutte queste cose il Concilio le dice con un concetto bello e importante, quello di sacramento. La parola sacramento significa segno e strumento. Strumento di che? Strumento dell'azione di Dio, della sua grazia, della sua grazia. Dunque, la Chiesa è come sacramento di ciò che Dio fa nel mondo, e lo può essere tutto questo, cioè può essere segno di Dio e sacramento di Dio se è, come noi la professiamo nel credo, una santa cattolica e apostolica
Proviamo un po' a dire una brevissima parola su ciascuna di queste note della Chiesa. Innanzitutto si dice che la Chiesa è una, ci deve essere una grande unità nella Chiesa, unità nei nostri rapporti, unità con tutti i nostri fratelli di fede. Ahimè, purtroppo questa unità tante volte è messa alla prova, dal nostro peccato, e nella storia ci sono state tante divisioni. Ma in Dio, in Gesù, la Chiesa ha una sua profonda unità, e per questo noi ci sentiamo tanto spinti, e anche abbiamo il dovere grande di procurare l'unità. È quello che si fa con il movimento ecumenico, con la preghiera ecumenica, e che ci aiuta a essere sempre di più una sola cosa, come ha voluto Gesù nella sua ultima preghiera al Padre: Padre, che siano uno. Intanto però questa Chiesa una noi la troviamo nella nostra realtà ecclesiale cattolica, riunita intorno a Gesù, alla parola, all'Eucaristia, ma anche intorno ai pastori, intorno al Papa. E questa unità che si espande sempre di più, con una comunione sempre più grande con tutti i nostri fratelli, anche divisi da noi in un aspetto o nell'altro, ma nella direzione di una unità da ricomporre. Bene, poi si dice santa. Questa parola potrebbe un po' impressionare, come santa. Siamo santi noi? Tutti quanti noi dobbiamo chiedere perdono per i nostri peccati. Attenzione, la parola santo e santa, prima di significare la nostra santità personale operata con il nostro impegno, significa una scelta che Dio fa, è un dono che Dio ci dà, significa appartenere a Lui che è il santo, anzi tre volte santo, come diciamo nella liturgia, santo, santo, santo. Dunque, la Chiesa è santa perché appartiene al Dio che è santo, a Gesù che è santo, allo Spirito Santo. Poi naturalmente deve anche diventare santa, cioè dobbiamo corrispondere a questa santità. Poi un'altra parola importante, diciamo sempre siamo cattolici, la Chiesa cattolica, cosa c'è dentro questa parola? Cosa significa anche questa parola greca? Che significa universale, cioè la nostra Chiesa, la nostra comunità non si può chiudere dentro un solo popolo, una sola nazione, è fatta per essere la Chiesa del mondo, è segno e strumento dell'azione di salvezza che Dio fa per il mondo intero. Dunque c'è dentro questa parola, poi la approfondirete nel Catechismo, c'è dentro questa espansione universale. E infine il concetto di apostolico o apostolica, credo la Chiesa che è apostolica, cioè se vogliamo che sia la Chiesa di Gesù, è la stessa Chiesa che Gesù ha fondato sui suoi apostoli, che viene da loro, raccoglie la loro testimonianza, si fa forte di quello che essi hanno detto e tramandato, e al tempo stesso poi ha dei successori degli apostoli. I vescovi sono appunto i successori degli apostoli, uniti intorno al Papa, che è il primo di essi, il vescovo di Roma, e è apostolica anche perché ogni battezzato, lo vedremo meglio in una prossima catechesi, ogni battezzato deve essere anche un apostolo, cioè deve saper annunciare. Se noi veramente crediamo, sperimentiamo la bellezza della Chiesa, poi ci viene anche il desiderio di proporla a tutti e di annunciare a tutti. È quello che vi auguro, miei cari fratelli e sorelle. Siamo una Chiesa in cammino, vogliamo essere anche sempre di più una Chiesa fedele al disegno di Dio. Arrivederci alla prossima catechesi.